Una distanza d'arrivo che è sicuramente importante, perché come non si può essere d'accordo rispetto a mantenere un comportamento consono alla sede istituzionale. Diciamo che non sono personalmente un autorevole esponente di questa squadra e me ne dispiaccio, sebbene crediamo di aver fatto dei passi in avanti. Però credo anche che è proprio nel ruolo del consigliere e del membro del Congresso di Stato, ma soprattutto di chi ci ascolta, di chi ci guarda da casa, perché ora abbiamo la diretta streaming, eccetera, che non si possa pensare che quando si interviene al microfono, quando ci si esprime, quando si è appunto all'interno dell'aula, comunque rappresentiamo la cittadinanza, comunque diamo un'immagine anche all'esterno decisamente importante, perché i lavori dell'aula comunque vengono assolutamente ascoltati anche da fuori, ed è ovvio che in questo senso un dibattito che scaturisce dall'istanza della Lega comunque ci deve sempre assolutamente far riflettere agli istanti. Tutto l'apprezzamento per l'istanza, detto questo, è anche vero che abbiamo un regolamento consiliare che disciplina in maniera puntuale e che abbiamo tra l'altro rinnovato in questa legislatura proprio un anno fa, anche qui all'unanimità il testo, ed è ovvio che già all'interno è disciplinato, appunto, sono disciplinati questi aspetti che richiedono gli istanti. Quindi è uno stimolo a far meglio, un sollecito a mantenere sempre questo un comportamento comunque dignitoso ed istituzionale in tutte le sedi, no? Ricordiamo per esempio che purtroppo in questa legislatura la tensione che c'è stata in particolare nel primo anno ha portato talvolta ad eccedere in alcuni comportamenti. L'ho ricordato anche quando abbiamo discusso delle dimissioni del consigliere Fiorini. Abbiamo avuto in questa legislatura in ogni semestre appelli alla responsabilità, al dialogo effettuati e svolti dalle loro eccellenze, no? Tutte le leggenze che si sono succedute hanno dovuto svolgere un monito preciso in questo senso. Quindi è chiaro che dobbiamo fare un passaggio in avanti. Auspico che questa istanza, ecco, possa fungere da stimolo in questo senso, e quindi, consapevoli di aver già strumenti normativi che in questo senso vanno a recepire la tematica legata all'istanza, apprezziamo, diciamo, la volontà di comunque stimolare il dibattito in questo senso, ma ovviamente anche noi esprimiamo un giudizio negativo all'accoglimento della stessa. Terminato il consigliere Ciacchi.